numero 1 Guanzirone, numero 2 Colmaria, capitano, numero 3 Belbruno, numero 4 Milani, numero 5 Bosio, 6 Sant'Angelo, 7 Rolino, intanto fischio d'inizio, 8 Red, 9 Brescia, numero 10 Provera, allenatore signor Claudio Fietta. Imit Novara con Stefano Turchetto, Franco Amato, Enrico Bernardini, Roberto Crudeli, Osvaldo Rodriguez, Luis Nunes, Alessandro Milani, Pier Giorgio Givoni, allenatore, come vi ho detto poc'anzi, sempre il signor Livramento. In pista le squadre schierate, Nunes, Crudeli, Bernardini e Milani, mentre l'amatore Vercelli controbatte con Raed, Belbruno, Rollino e Colamaria. È Roberto Crudeli che va al tiro, una bordata, la palla è alta ma recupera i Vercelli, per cui c'è regola del vantaggio. In avanti Belbruno per Colamaria. Rollino, Rollino per Raed. Raed è chiuso in fallo da Crudeli e Luis Nunes. Prontamente il signor Pavaro fischia la punizione e si riprende dunque con i Vercelli in manovra, con Raed che dà indietro Fabrizio Rollino. Tommy Colamaria. In avanti ancora Osvaldo Raed, la palla è per Belbruno. Ancora Belbruno che manovra, gira la gabbia di Turchetto, mantiene possesso la palla dopo l'attacco di Enrico Bernardini. Sempre all'angolo basso a sinistra e c'è ora punizione per palla trattenuta a lungo oltre i limiti consentiti dal regolamento da Belbruno. Novara ancora in avanti con Bernardini, la palla per Crudeli, Luis Nunes. Luis Nunes palla al centro, al volo Milani, c'è la ribattuta di Belbruno, poi è Crudeli che riceve da Bernardini, ancora Crudeli, la palla per Nunes. Nunes ancora Crudeli, il tiro di Crudeli, la parata di Guanzirolli, mentre è Belbruno, vista palla in difesa e si appresta a lanciare con la Maria, ora a destra avanza il capitano, ex capitano azzurro di tante battaglie, ora capitano del Amatori Vercelli, mentre Nunes che non controlla alla perfezione la palla a terra Belbruno, c'è punizione per il Novara. Mentre Bernardini che pone la palla al vertice basso batte per Crudeli, Crudeli si libera della palla per Nunes, ancora Milani. Intanto vi possiamo dire che Amato ha recuperato dall'influenza, per cui siede normalmente in panchina, pronto a essere impiegato al 100% dal signor Livramento, che ha inteso così mandare in pista questa squadra di giocatori un po' più esperti della verve di Amato, in assenza anche della velocità di Fabio Chiarello. E ancora Bernardini che mette al centro, salva Belbruno, applausi per lui da parte del pubblico vercellese, poi è ancora Rollino, Belbruno, Belbruno che avanza sulla destra, vedete Belbruno attaccato da Bernardini, c'è punizione per il Novara, ci pare aver capito, così è, infatti la palla era andata a Rollino che cercava di proseguire l'azione, ma Bavaro ha fischiato restituendo la palla a Novara con Luis Nunes in avanti. Ancora Bernardini, ancora al centro, chiedo scusa Milani, va Bernardini che al volo mette dentro quando sono trascorsi 2 minuti e 55 secondi. Azione di Milani, palla al centro per Bernardini e gol, quindi 1-0. Azione tipica del Novara con Bernardini, il capitano azzurro è andato dunque in gol, aperto le marcature, mentre ora è Colamaria che cerca di velocizzare l'azione, mantiene alla perfezione il possesso di palla, attaccato da Crudeli, la palla va verso Belbruno. 1-0 dunque per il Novara, mentre ora è Turchetto, ma c'è una punizione, Raed che cercava di recuperare la palla, Nunes che prende disposizioni a distanza da signor Livramento, mentre ancora Milani, Crudeli, Roberto Crudeli si è in possesso di palla, c'è stata la deviazione di Raed, quindi non è antigioco, Milani, ancora Milani in possesso di palla, poi è Roberto Crudeli, scarta Raed, poi ritorna sui suoi passi, cambia posizione in pista, ora è a sinistra, Roberto Crudeli a fronte dell'attacco del Novara, al volo Luis Nunes, c'è
La palla trattenuta quindi da Guanciroli ed c'è l'ingaggio a due accordato dal signor Bavaro. Non abbiamo sentito il fischio, ma abbiamo visto il signor Bavaro indicare chiaramente l'ingaggio a due. Ed è Belbruno che ruba palla a Milani, conquistata quindi da parte del Mattore Vercelli che non anti con Rollino. Rollino è stato il mattatore sabato scorso all'esordio Vercelli contro il Amatori Fai Plodi. Mattatore, vi dicevo, in senso di marcature. Quattro reti di Fabrizio Rollino, quindi non sono poco. Un Vercelli che quindi è, con gli ultimi acquisti, è stato sicuramente tonificato nell'organico e quindi può aspirare sicuramente a posizioni che più gli competono. Ancora Raed, va Raed in dribbling, ma è Crudeli che lo ferma molto bene e bisogna fare attenzione. Raed è un ragazzo molto svelto con le due braccia. Crudeli è stato perfetto nell'occasione, mentre Bernardini ora che gli restituisce la palla. Ancora Roberto Crudeli che va al tiro, la palla sembra deviata ma l'arbitro signor Bavaro indica che si può proseguire, quindi è Belbruno che serve con la Maria. Con la Maria avanza, supera la metà campo, ma è la deviazione di Milani, poi è Raed. Raed che conquista molto bene la palla, la mette al centro, azione simile a quella del Novara che aveva portato in vantaggio la squadra azzurra. Questa volta nessuno è stato pronto al suggerimento di Raed e quindi è ancora Rollino che punta Nunes, lo supera Rollino e c'è la parata di Turchetto che non si scompone sulla finta di Fabrizio Rollino. Bello lo suo spunto, Turchetto non si è mosso intuendone il lato del tiro e quindi si riprende dunque con Belbruno che tocca a Raed. Raed in dribbling, questa volta riesce a superare Crudeli che poi lo chiude, mette ancora al centro una bella palla Raed, nessuno è pronto ma c'è stato l'intervento di Turchetto e ora di Crudeli che avanza. Roberto Crudeli per Bernardini al tiro, la palla è fuori, recupera Milani, ancora Crudeli, Nunes, ferma la palla Nunes, la serve ancora Crudeli che avanza, si accentra, va al tiro, c'è una deviazione, poi Bernardini più lesto su Colamaria, subisce fallo il capitano azzurro dal capitano dei gialloverdi questa sera schierati in maglia bianca, bordi verdi, calzettoni verdi, calzoncini bianchi. E il Novara ancora che manovra con Luis Nunes, la palla è per Crudeli. Poi è ancora Luis Nunes che manovra, poi è Milani, la palla è ancora per Luis Nunes, Crudeli, servito Bernardini, ancora Milani, è Crudeli ora che serve Nunes, ha restituito la palla a Roberto Crudeli, è Bernardini che mette al centro l'inserimento di Luis Nunes, non è tempestivo, Raed può recuperare la palla ma poi la perde ed è ancora il rosso portoghese che avanza servendo Milani. Milani tenta il tiro in giravolta, Belbruno non si muove quindi lo chiude, e ancora Milani, Milani per Bernardini, cerca il tiro Bernardini, c'è una deviazione, recupera Nunes, c'è fallo ora di Fabrizio Rollino, mentre c'è un time out richiesto dall'Amatori Vercelli. Vedremo ora il signor Fietta se apporterà modifiche, è pronto il cancelletto, vedremo, è pronto ad entrare il numero 9 Brescia, esce Belbruno, quindi l'intendimento di Fietta è sicuramente quello di poter dare una maggiore vivacità all'attacco della propria formazione, immettendo le forze fresche di Brescia, due ragazzi giovanissimi, quindi velocissimi. Intanto il time out è terminato. Bernardini che è pronto a battere la punizione dal vertice basso dell'area, chiede i 3 metri a Brescia, poi tocca Nunes, Nunes per Roberto Crudeli, la palla è per Bernardini, Milani al tiro, Milani, c'è una deviazione, la palla si impenna e quindi è il Novara che sarà la squadra a rimettere in movimento il cronometro con il tocco di palla. Siamo a 23 minuti e 17 dal termine del primo tempo, la palla è ora per Crudeli, ancora Crudeli in giravolta, Milani scocca il tiro, la palla è alta, recupera la palla Novara, ma è giustamente accordata la punizione per il Amatori Vercelli con il nuovo
Brescia che serve il proprio connazionale Raed. Anche Belbruno è argentino, però è un argentino di passaporto italiano, per cui può giocare a tutti gli effetti come italiano, mentre è Colamaria ora centropista. Colamaria per Raed, mette il centro Raed con gli incontropiede Brescia, ma è Rollino che è velocissimo, raggiunge la palla, poi scocca il tiro, la palla è alta, c'è stata una deviazione, Brescia non è riuscito a recuperare, Bernardini che manda avanti Crudeli. Crudeli al centro, ancora Roberto Crudeli, poi c'è la palla a terra da parte del Novara per il fallo di Rollino. Amato Bernardini, servito ancora Milani, la palla è per Luis Nunes. Bernardini, Luis Nunes, ancora Crudeli, la palla è per Milani, cerca di sorprendere Guanciroli che col guanto e il braccio destro riesce a recuperare, poi manda in avanti Brescia per Raed, riceve ancora Brescia. Ecco il duetto dei due giovanissimi argentini del Amatori Vercelli, annullato da Bernardini ora. Bernardini tra i fatti, la palla giunge ancora Raed. Raed che serve Colamaria che va al tiro, Nunes lo chiude. Ed è Luis Nunes che avanza, Bernardini, Milani, Nunes troppo avanti. Luis Nunes non riesce a mettere la palla dentro, mentre è stata una buona azione di contropiede. Per il Novara avrebbe potuto anche raddoppiare, non è stato colto troppo in avanti, mentre Milani si libera molto bene dalla palla per Crudeli, gliela ruba Brescia, manda in avanti per Raed, finta il tiro Raed, scivola, l'arbitro indica che si può proseguire, palla alta e c'è punizione battuta dal Novara. Milani, ancora Milani al tiro, è parata la palla da Guanciroli, Raed riesce a recuperare ed è Nunes che batte la punizione sul contrasto falloso di Raed. Nunes ancora per Crudeli, siamo a sinistra, Crudeli gira su se stesso, chiuso da Brescia, ancora Crudeli, servito Bernardini, Roberto Crudeli, Nunes ancora per Milani, Milani Bernardini, ancora Milani che recupera la deviazione di Brescia, mentre Crudeli in possesso di palla manda in avanti troppo violentemente per Nunes che non riesce a recuperare, recupera invece Brescia che avanza, ancora Brescia supera la metà pista, entra nella tre quarti, un bel dribbling, il tiro, la parata di Turchetto, bella ovviamente da applausi sia la parata di Turchetto che la bella opportunità che si è procurato con uno slalom Brescia. Luis Nunes in avanti per Milani, cerca la deviazione Bernardini, questa volta non riesce ed è Rollino ancora in avanti, Rollino chiuso da Crudeli, poi Bernardini, ancora Bernardini per Luis Nunes, al tiro Luis Nunes, deviazione di Colamaria, ancora Luis Nunes, c'è poi fallo di Nunes, su Nunes e quindi il Novara usufruirà di una punizione, mentre va a Milani a parlottare con il signor Bavaro di Giovinazzo. La palla è per Crudeli, mette in avanti Crudeli, con la Maria recupera e avanza, poi serve a Rollino, bel il tiro pronto, controllo e tiro di Rollino, poi c'è fallo sullo stesso Fabrizio Rollino dopo la parata di Turchetto, mentre è abilissimo Raed, svelto di mano, cerca di sorprendere Turchetto, la palla però è fuori, Turchetto però aveva visto sicuramente partire la palla, infatti si era spostato all'angolo opposto, ancora Nunes, la parata di Guanciroli, Bernardini lotta centrale, recupera la palla Brescia, Brescia ancora in avanti 2-1, il vantaggio dell'Amatori Vercelli tarda un attimino, forse Brescia dà la palla a Raed, Crudeli può recuperare, poi c'è il tiro ancora di Milani, la palla è fuori dopo la parata di Guanciroli ed è servito ancora Crudeli, mentre ancora Crudeli che manovra, girata la gabbia di Guanciroli, servito Nunes, Roberto Crudeli, Luis Nunes, Bernardini, ancora Luis Nunes, Bernardini, Luis Nunes al tiro, poi è Colamaria che ribatte, recupera, manda in avanti a Raed, il tiro di Raed, la parata, bella
anche il riflesso di Turchetto che dopo la parata riesce a deviare la palla proprio dal bastone di Brescia che stava per intervenire, mentre è ancora Milani. Quando mancano 18 minuti e 45 secondi, non ha sempre il vantaggio per 1-0. Al centro per Milani, il tiro, la ribattuta di Brescia, poi lottano Rollino e Milani, c'è fallo di Milani e quindi si riprende con la punizione, sempre 1-0. Il risultato ancora Brescia, in avanti per Rollino. Vito Colomaria. Brescia dalla sinistra si appresta ad avanzare, tocca per Raed, per poco Milani non riesce a recuperare la palla, ma è Colomaria quindi che se la porta in avanti. Siamo nell'angolo basso alla destra del fronte d'attacco vercellese, il tiro ancora di Colomaria, la palla è fuori, recupera Brescia a sinistra, Brescia ora gira la gabbia, va Crudeli velocissimo a chiudere il giovanissimo argentino che compie anche fallo, mentre c'è l'entrata in pista di Franco Amato quando mancano 18 e 4 secondi a sostituire Alessandro Milani. Ancora Amato che aggira la gabbia di Guanciroli, Luis Nunes, Franco Amato, Amato per Nunes, Crudeli, ricomposto così dunque il tandem d'attacco Bernardini Amato, ancora Amato, Crudeli, Crudeli ancora Amato, cerca di aprirsi un varco in dribbling Amato, lo chiude Rollino, lo contrasta, poi è Crudeli su di lui, pressa o perlomeno un accenno di pressing Raed, Amato in dribbling in serpentina, cerca di dare a Nunes un assist, Nunes recupera la palla, poi subisce fallo da parte di Rollino e c'è la punizione a favore dell'Amatori Vercelli. Bernardini, Bernardini toccherà ad Amato, così è, Amato cerca di dare ancora Bernardini, c'è la deviazione di Rollino che ha intuito, Rollino è un ex freschissimo quindi conosce anche gli schemi di livramento, mentre è Amato che va al tiro, Guanciroli questa volta si disimpegna molto bene chiudendo l'angolo alla sua sinistra, quindi recuperata la palla da Amato di Vercelli che avanza con Brescia, Colomaria, centropista Tommy Colomaria. La palla su di lui Amato, va a sostenerlo Raed, poi Raed avanza e Rollino, ed è Nunes che per poco non ruba palla a Rollino, Rollino ancora si porta ancora in avanti, subisce fallo Franco Amato ed è battuta la punizione, Amato in contropiede, Luis Nunes, Amato ancora, la palla per Nunes, la parata di Guanciroli, palla trattenuta, ingaggio 2, quindi si riprende con la palla dall'angolo basso. Amato per Rollino, fischio di Bavaro, Amato recupera, Crudeli, Crudeli per Bernardini, va al tiro Bernardini, recuperato, ancora Bernardini al tiro, palla fuori, Crudeli dopo che si è esaurita un'azione d'attacco del Novara che va al tiro, la palla è alta e quindi sarà Amatori Vercelli a rimettere in gioco con Rollino, intanto il risultato quando mancano 16 minuti e 4 secondi sempre di 1-0. Marcatore Enrico Bernardini per il Novara, mentre Colomaria che cerca di scambiare con Rollino, lo prende in contropiede, Amato cerca di contrastarlo, il capitano giallo-verde, poi c'è ancora una bella parata di Turchetto sul tiro di Raed, mentre Amato che poi velocissimo serve Bernardini, cerca il tiro accompagnato, ma è Colomaria che fa buona guardia davanti alla porta di Guanciroli, mentre Amato cerca la serpentina, non riesce e quindi è Rollino. Recupera palla, manda in avanti per Colomaria. Colomaria ha un controllo leggermente difettoso, l'arbitro indica che la palla è in antigioco, ma onestamente la palla non aveva assolutamente varcato la linea gialla, l'arbitro forse è messo in posizione un po' distante, non ha potuto valutare giustamente. Noi proprio sotto la nostra postazione possiamo dirvi che la palla assolutamente non era andata in antigioco. Intanto vediamo inquadrata la panchina dell'Amatori Vercelli con il signor Fietta che dà disposizioni ai propri giocatori, vediamo che sta spiegando a Rollino e a Raed posizioni d'attacco, mentre probabilmente cerchiamo ovviamente di intuire i gesti di Claudio Fietta su Colomaria che dovrebbe avanzare in una certa posizione del campo.
intanto il time out dovrebbe essere quasi terminato, infatti sentiamo la sirena che ne annuncia il termine. Novara che rientra in pista con gli stessi effettivi, Vercelli invece pure non ha effettuato nessun cambio, Fietta ha solo chiesto un time out per dare disposizione dei giocatori in pista, mentre Amato ora che controlla la palla serve Crudeli, finta Crudeli, poi serve ancora Amato, Amato per Bernardini, Bernardini mette un assist centrale che Nunes non mette dentro, mentre Amato che serve indietro Crudeli, la palla ora è in antigioco, quindi si riprenderà dalla linea dei 22 metri nel metà pista del Novara, intanto Bernardini è andato verso Livramento. Livramento ha dato disposizioni anche a Bernardini, intanto è Colamaria che ha ricevuto da Rollino. Servito ancora Raed Crudeli. Crudeli ancora su Raed, c'è un intervento deciso di Crudeli che viene anche accentuato in quanto è abbastanza, è naturalmente punizione, però Raed essendo esile e scattante, Crudeli è un giocatore abbastanza prestante fisicamente, per cui la giusta punizione è ora battuta per Colamaria che supera Amato e serve poi Brescia per Rollino che recupera palla su di lui, Luis Nunes, Colamaria, Amato che cerca di disturbarlo, Colamaria al tiro, c'è la deviazione da parte di Turchietto, palla fuori ed è Roberto Crudeli che avanza, tocca per Amato e Raed lo supera, Amato serve Crudeli, siamo a destra, Luis Nunes, ancora Bernardini, tanto Colamaria ha indicato ai compagni di marcare strettamente Amato ancora per Bernardini, ancora Amato per Crudeli, scambiano ancora i due, Amato in slalom in area, il tiro accompagnato, cerca la deviazione Nunes, molto bella la intuizione di Nunes, ma Guanciroli attentissimo ha neutralizzato, in avanti Amatori Vercelli con Raed che va al tiro, deviazione, palla fuori, recupera Bernardini, il rimbalzo della pallina contro il concavo della pista, recupera dunque il Novara, avanza Crudeli in area, Crudeli servito Bernardini ancora al centro e c'è punizione per l'entrata di Crudeli, il contatto con Rollino, quindi si riprende con la punizione, Colamaria per Brescia, 13 minuti e mezzo al termine, Brescia serve Raed, ancora Raed, Colamaria, ancora Colamaria che cerca di controllare la palla, poi la serve indietro a Rollino che avanza, Rollino per Colamaria, Raed, poi è ancora fallo di Crudeli su Osvaldo Raed, 13 minuti al termine, sempre 1-0 a favore degli azzurri, Raed per Rollino alla balaustra. Punizione per il raddoppio di marcatura di Amato su Rollino, ancora Rollino in possesso di palla, ancora Rollino che cerca il tiro ribattuto da Luis Nunes, Bernardini ora su Rollino nel tentativo di recuperare palla, siamo all'angolo a basso a destra del fronte d'attacco dei gialloverdi, ancora Colamaria cerca di velocizzare a sinistra, mette al centro una palla che Raed non ha seguito, troppo sotto Turchetto forse, comunque è Crudeli che recupera e manda in avanti Amato velocissimo, dribbling di Amato, restituisce Nunes, ancora Amato sull'uscita di Guanciroli, la deviazione, Amato Nunes, Crudeli, ancora Bernardini al tiro, Enrico Bernardini, c'è una deviazione, recupera ancora Amato, Bernardini in area e Rollino che ruba palla e serve Raed finta il tiro dietro le spalle per Colamaria, al tiro Colamaria, palla nettamente fuori alta e quindi si riprende, Amato lanciato lunghissimo da Luis Nunes, poi Rollino ancora che contrasta efficacemente Amato, Crudeli tra i pattini, Crudeli per Amato, cerca il tiro in giravolta Amato, applausi per Amato e la parata di Guanciroli che questa sera è sicuramente attentissimo
finora non ha meritato certe critiche che talvolta ha avuto. E ancora Colamaria. Al tiro Colamaria, c'era la deviazione. Ancora Luis Nunes in avanti per Bernardini. Bernardini cerca il palleggio e il tiro, palla alta. Dice all'arbitro che la stecca è stata alzata meno del metro e mezzo regolamentare, ma l'arbitro bavaro di Giovinazzo ha ormai sicuramente fischiato, convinto della sua decisione giustissima, e quindi si riprende a giocare a rollino per Colamaria, centropista. Ancora Colamaria in avanti e Bernardini ora di forza che ruba la palla a Brescia, mentre è pronto ad entrare Chico Rodriguez. Vedremo chi sarà il giocatore a lasciare la pista dopo l'ingresso di Rodriguez. Ancora Brescia. Brescia ancora, sempre in possesso di palla Brescia. Alla meglio il Novara, poi ancora Raed che tocca la palla prima dell'antigioco, giustamente l'arbitro si avvede e quindi si riprende a giocare con il Novara in attacco. È Amato che cerca il passaggio piccante in area, Bernardini recupera la palla, ancora Bernardini subisce l'attacco prima di Rubino, poi di Raed, se ne libera, ancora un tocco di classe di Bernardini che gira la gabbia di Guanzinuolo e tocca poi per Amato. Amato per Crudeli, ancora il tiro, Luis Nunes palla fuori e c'è punizione nel tentativo di rubare palla a Nunes, di recuperare palla a Rollino. Ha commesso fallo e quindi c'è la punizione a favore del Amatori Vercelli, con Colamaria ora che avanza, va al tiro, la palla è fuori ed è Luis Nunes che va in avanti. Brescia ed è ancora in antigioco in quanto il giovane argentino ha toccato poi la palla, non trattenendola, ha superato la linea gialla. Ancora Amato al tiro, bella la parata in tuffo di Angelo Guanciroli. Colamaria per Rollino, Rollino cerca il dribbling, non riesce, 2 contro 1 contro piede. Amato Bernardini, ancora Bernardini, cerca il tiro nell'angolo alto a sinistra, non riesce, la palla è fuori, Amato recupera, ancora Crudeli. Crudeli ancora in slalom, il tiro di Crudeli, la palla è fuori, ora Bernardini che lotta a centro area, c'è punizione, dice Bavaro, da parte per l'intervento di Colamaria, quindi siamo a 9 minuti e 44 secondi al termine del primo tempo e c'è sempre il risultato fermo sul 1-0 e ancora il Novara con Crudeli, c'è una palla ancora alta in deviazione da parte del difesa giallo-verde, mentre ora è Amato che tocca per Crudeli. Crudeli, la palla ora è per Amato. Nunes, Roberto Crudeli, Luis Nunes, Franco Amato. Palla che va a recuperarla Rollino, ha recuperata Rollino, poi è Amato che dopo un rimpallo riesce a recuperare Bernardini, ancora Amato, Bernardini, grande parata ancora di Guanciroli, in tuffo precisissimo Guanciroli. Almeno 2 o 3 interventi determinanti sui giocatori azzurri lanciati in contropiede. Amato, la palla è per Bernardini, cerca il passaggio Bernardini, si lancia in tuffo Rollino a deviare, Colamaria al tiro, Colamaria, deviazione di Nunes questa volta, Bernardini recupera palla, poi c'è fallo di Nunes in velo vittato a Colamaria mentre Bernardini recuperava la palla, quindi si riprende a giocare. Intanto Crudeli fa cenno alla panchina, non ancora pronto il cambio negli intendimenti da parte di Antonio Livramento. Una partita finora veloce, interessante, con qualche sprazzo di bel gioco, mentre è Raed ora che è un po' disattento, non riesce a recuperare la palla. Poi è Luis Nunes che va al tiro, c'è la deviazione di Rollino e Colamaria, palla per il Novara, battuto da Amato, palla Nunes, Crudeli, ancora Crudeli in serpentina, va al Crudeli al tiro, poi è Amato e ancora Guanciroli, Guanciroli ancora si distingue molto bene, mentre Bernardini che serve a Crudeli. Roberto Crudeli sempre in possesso di palla, Luis Nunes non può recuperarla e quindi la stessa va in antigioco.
posizione battuta è Colamaria, sempre in possesso di palla per Raed Brescia, che mette al centro per Raed, ma ovviamente la palla Raed non poteva raggiungerla in questa occasione. Recupera il Novara, davanti Luis Nunes, Amato ancora al tiro e palla in gol. È Franco Amato che porta a due le reti del Init Novara quando siamo al 7.56 dal termine della prima frazione di gioco, quindi vale a dire al 22.04. Amato, entra Cipo Rodriguez al sostituire Bernardini. Colamaria ancora in possesso di palla, intanto come vi dicevo è entrato Cipo Rodriguez che se la vede in marcatura uomo con Brescia in azione difensiva, mentre è Nunes che ha recuperata palla, avanza su per la metà pista, cerca di servire Amato, la palla è recuperata da Rollino che si allunga, serve una bella palla al centro, poi Turchetto che interviene d'intuito su Brescia, ancora Amato esterno della rete, Rollino in avanti, Init Novara dunque 2, Amatori Vercelli 0. Amato ancora su di lui, Rollino, c'è fallo di Rollino. Amato ancora per Chico Rodriguez, Luis Nunes. Servito ora è Crudeli ancora. Chico Rodriguez sulla destra, serve ancora Crudeli in retropassaggio, Crudeli in slalom, supera prima Raed, poi Rollino mette al centro, c'è fallo su Amato di Rollino che ne contrasta irregolarmente il recupero della palla, per cui si riprende Chico Rodriguez, aggira la gabbia di Guanciroli, serve Milani, Nunes, poi è Amato che interviene sul recupero di palla da parte di Rollino, tenta il tiro in giravolta ma ribattono i gambali della difesa vercellese, mentre è Turchetto ora che neutralizza Raed e manda in avanti immediatamente Cicco Rodriguez Amato. Ora Nunes, servito Crudeli, c'è una deviazione, Crudeli era smarcatissimo tra i pattini, Crudeli lascia per Rodriguez, servito ancora Crudeli, Luis Nunes incita i suoi livramento, intanto è Nunes che va al tiro, la parata ancora di Guanciroli, mentre Colamaria a centro area controlla molto bene la palla e serve ora Brescia, poi Raed aggira la gabbia di Turchetto, cerca di mettere per il piazzatissimo Rollino, però la palla è alta e quindi si riprenderà a giocare con la rimessa in gioco da parte del Novara. Amato cerca il dribbling, poi la palla viene deviata verso Rodriguez, Cicco Rodriguez indietro per Nunes, Roberto Crudeli in possesso di palla, finta il tiro, poi serve Amato a sinistra e al tiro va ed è una bastonata, veramente un tiraccio che colpisce l'angolo alto a sinistra di Guanciroli quando siamo al 24.42, ancora Amato che porta Limit Novara al 3-0, quindi doppia marcatura del bomber pugliese. Servito Nunes, solo Amato, si tuffa Guanciroli e c'è però fallo per una precedente spinta centro area e si riprenderà a giocare dunque con Amatori Vercelli che va al tiro con Raed che si gira per poco, non colpisce Crudeli, si è forse innervosito il giovanissimo argentino. Ora Amato che viene mandato in avanti, Cicco Rodriguez per Nunes, non controlla Luis Nunes, la palla è fuori.
fuori, è oltre la linea dell'antigioco e quindi si riprende a giocare con Colomaria dai 22 metri. Raed per Colomaria, che vedete ora inquadrato in possesso di palla. Ancora Colomaria per Raed. Rollino al centro, Turchetto, Amato in slalom, San Vito Rodriguez al tiro, palo di Chico Rodriguez a 4:22 dal termine del primo tempo, mentre immediato contropiede, ancora una bella parata di Turchetto che dà poi a Crudeli, ma è Raed che subisce fallo da parte di Crudeli. E c'è ancora la punizione che deve essere battuta, Brescia per Raed. Raed si allunga la palla, gira la gabbia di Turchetto. Colomaria, ancora la deviazione da parte di Amato, Rollino recupera, Amato era già scattato per il contropiede, poi c'è un gioco di sponda da parte di Rollino, ma è Chico Rodriguez che intuisce, non aggancia Nunes, è Colomaria che recupera. Ancora che mette al centro, nessuno è pronto sotto porta, è pronto però con la Maria a recuperare, e Amato ora che col pattino mima il signor Pavaro di Giovinazzo, si è in possesso della palla irregolarmente, quindi punizione a favore dell'Amatori Vercelli. C'è ancora punizione per la spinta di Rodriguez, intanto ancora Raed, come vi dicevo, abbastanza innervosito. L'arbitro l'ha ammonito, diciamo, verbalmente, poi indica a Crudeli che Raed non aveva sentito il fischio. Raed aveva tirato verso la porta di Turchetto, Turchetto però comunque era stato abile, mentre è ancora Raed sempre in possesso di palla. Crudeli, c'è il fallo di Crudeli, si è rimesso in posizione verticale, l'arbitro non ha richiesto l'intervento del massaggiatore, il signor Massa, mentre è ancora Colomaria che manovra la palla. Il risultato nel frattempo ovviamente non è cambiato, quando mancano 3 minuti e 7 secondi al termine della prima frazione di gioco, con limit novare, vantaggio per 3-0, marcatore ve lo ricordo, 2 reti Amate, 1 Bernardini, mentre è Raed sempre in possesso di palla. Ancora Raed, si subisce fallo ancora Raed, l'arbitro indica che invece si può proseguire, Amato tra i pattini, Colomaria cerca di mettere al centro, Rollino che recupera, Rollino che avanza, Rollino, bella l'opportunità di Rollino, la parata di Turchetto, poi l'errore macroscopico da parte di Raed quando mancano 2 minuti e 30 secondi. Azione più pericolosa sicuramente per il Vercelli, mentre è ancora Novara che va in avanti, Amato, ancora Amato recupera Nunes, scivola ancora Raed, alla meglio Crudeli, la palla è per Chico Rodriguez che si gira e tira, ma colpisce i gamballi di Rollino, mentre ancora Crudeli subisce l'attacco ancora di Raed, che non mostra nessun timore riverenziale verso il toscanaccio del limit Novara. Ora lo supera in dribbling, uno scontro maschio tra l'esile e il giovanissimo argentino, e Roberto Crudeli, che riceve ora la palla Nunes. Servito ancora Luis Nunes. Ancora Luis Nunes in possesso di palla. Chico Rodriguez per Amato, una sciabolata, la palla va fuori ed è ancora Brescia che va in avanti al tiro, Brescia rimpallato, Colomaria al tiro, palla fuori di pochissimo, Chico Rodriguez per Amato, il tiro di Amato e ancora il gol, azione veloce di contropiede ancora di Franco Amato quando siamo al 28 e 51, ancora Amato su azione di rimessa, va a portare limit Novara sul 4-0. E c'è ora punizione dal vertice basso dell'area,
si riprende dunque ancora con il Novara che ha conquistato palla e va in avanti con Amato, cerca di servire Rodriguez, trova palla Nunes, sa il tiro Nunes, gran parata con Firoli, la palla ancora di Amato, tra i patti di Nunes, servito, mette per Chico Rodriguez, Luis Nunes, ancora una gran parata di Guanciroli, 38 secondi al termine, gran parata di Guanciroli. Due o tre interventi veramente degni di nota del portierino dell'Amatori Vercelli con Rollino ora che controlla palla, mentre Pola Maria ora che subisce fallo. Ancora Nunes, gli sfugge la palla, recupera Brescia. Ed ecco la Maria ora, anzi scusate, Sant'Angelo, è entrato Sant'Angelo a sostituire Raed, mentre il tempo termina sul risultato di Imit Novara 4, Amatori Vercelli 0, e ricordo i marcatori, 3 reti Amato, 1 rete Bernardini. Con questo è tutto per il primo tempo, a risentirci per la seconda frazione di gioco, grazie per l'ascolto e ancora a risentirci. Fischio d'inizio del signor Bavaro di Giovinazzo, gentili telespettatori, per il secondo tempo della undicesima del girone di andata, il derby piemontese tra Imit Novara e Amatori Vercelli. Risultato del primo tempo, Imit Novara 4, Vercelli 0. Marcatori, ve li ricordo, una rete Bernardini che ha aperto così le segnature e poi una tripletta di Franco Amato che è rientrato in pieno nel suo posto dopo l'influenza che lo ha un po' ridimensionato a Castiglione della Pescaia. A proposito di influenza, vi comunico inoltre, per quelli che non hanno seguito il primo tempo, che anche il Chiarello conta. Intanto avete visto un bel tiro di Nunes e una grossa risposta di Guanciroli, e Chiarello che è a letto, non è neanche in panchina, per cui con la febbre alta anche lui accusa il malessere di stagione e sarà molto probabilmente pronto per sabato prossimo per il grande scontro di Seregno. Luis Nunes che mette in avanti per Bernardini, cerca Bernardini di superare Guanciroli, non vi riesce. Intanto è Brescia, i giocatori in pista dunque sono rientrati con Brescia, Raed, Rollino e Colamaria per Amatori Vercelli, mentre il Novara con i giocatori che hanno aperto la gara, vale a dire Milani, Bernardini, Nunes e Crudeli. Palla per Luis Nunes, tocco per Milani. Ancora Milani, mette per Nunes, poi Milani che non aggancia il passaggio di Nunes, c'è fallo di Milani su Colamaria, alza il pollice Milani verso Nunes indicando che l'azione del portoghese era ok, e lui che è stato un attimo colto in contropiede e non è stato di riflesso pronto. Ancora Luis Nunes, la palla per Milani, ancora Milani al centro per Bernardini, l'azione identica a quella della prima rete, questa volta non si lascia sorprendere la difesa dei gialloverdi dell'Amatori Vercelli che vedete ora attaccare da destra a sinistra del vostro teleschermo e vestono per l'occasione la maglia bianca bordata di verde con calzettoni verdi e calzoncini bianchi. C'è punizione per l'Amatori Vercelli, tocca indietro Raed per Rollino, Rollino per Colamaria, ancora Colamaria, la palla è sempre per Raed che fa una finta, serve poi in avanti in verticale Brescia, alla meglio però la difesa del Novara che poi mette in avanti immediatamente con c'è Bernardini che manca l'azione da gol sull'assist di Milani, mentre al tiro Rollino che coglie in pieno il palo alla destra del portiere Turchetto. Ancora Milani, Milani per Nunes, si allunga d'intuito molto bene Guanciroli e neutralizza. C'è ora l'ammonizione, ammonizione a Milani. Milani si scusa con il signor Bavaro, Bavaro allarga le braccia perché non potevo farne meno.
tutto risolto ed è Rollino ora che avanza, poi serve Raed che ha un buon tocco ora per Colamaria. Colamaria va al tiro, Turchetto lo devia la palla, quindi nulla di fatto, mentre è Crudeli che scarta secco Raed, poi mantiene la palla Crudeli. Bernardini, ancora Milani che cerca il tiro, Colamaria recupera la palla, manda in avanti per Brescia e intanto è Crudeli che col bastone fa buona guardia, devia la palla, la recupera Nunes, in avanti Bernardini, ancora Bernardini per Nunes, Rollino che molto bene, attento, recupera, palla ora per Raed mentre Milani da dietro gliela soffia. Poi va, entra in velocità Milani, Colamaria devia la palla, la meglio la difesa dell'Amatori Vercelli ed è Colamaria. Ancora Colamaria, sempre in possesso di palla, mentre Rollino, Raed ancora, Rollino. Sempre Rollino in possesso di palla. Colamaria servito ora a sinistra, avanza Colamaria, tanto è Crudeli che incita i suoi a chiudere, mentre è Milani che ha lanciato in contropiede. Milani difende molto bene la palla, cerca di metterla al centro per Bernardini, Raed questa volta la devia ed è Crudeli che la fa sua alla balaustra, ancora Raed, Crudeli, Milani, cerca Milani, passaggio per Bernardini, intercetta Rollino, ben piazzato e serve in avanti Brescia. Brescia che tocca lateralmente a sinistra per Colamaria che scocca il tiro, ma ancora una volta Milani ferma la palla e dà dietro la schiena a Nunes. 3-1, Nunes, Crudeli, Bernardini, Crudeli al tiro, palo, questa volta il palo del Novara, mentre Rollino che ancora va in avanti, Raed, ed è Raed che va in gol, meritatissimo la rete di Osvaldo Raed dopo 5 minuti e 9 secondi. 5 minuti e 9 secondi, Raed a centro area raccoglie una palla e mette dentro. Nulla poteva Turchetto, è stata bella l'opera, la giocata di Raed. Ora è in avanti in azione Milani, Bernardini, Nunes, quindi 5 minuti e 18. Va in gol Enrico Bernardini, è Luis Nunes che va in gol, l'azione era stata appunto Milani, Bernardini, Nunes ed è ora il gioco riprende con il risultato ora mutato, non più in 4-1 ma dopo pochi secondi, il risultato è ora 5-1, mentre va, si invola ancora Milani e Nunes ancora in gol. Passa sul 6-1 quando siamo a 5:43, ancora Nunes su contropiede di Milani, ancora Colamaria sempre in possesso di palla, poi è ancora Colamaria che lotta alla balaustra, perde la palla da Nunes, gli si avvicina Raed, lo supera Nunes con una finta, serve Crudeli, altra finta secca su Brescia, poi mette molto generosamente per Bernardini, ma è Colamaria che lo contrasta, poi Raed che va al tiro, ancora Raed che mette al centro ed è Colamaria che mette fuori, quindi il risultato è ora in questo primo scorcio di ripresa è sul 6-1, mentre è ancora Colamaria che va al tiro, ed è ancora Brescia, c'è fallo poi di Bernardini su Brescia, Raed viene fermato dal signor Bavaro, la palla non era ancora in gioco, mentre avete visto un preziosismo dell'arbitro, preziosismo calcistico, ed è Raed che supera questa volta Crudeli però lo chiude, e in una lotta maschia tra i due c'è fallo di Crudeli su Raed,
e si riprende dunque con la punizione a favore del Amatori Vercelli, palla ora Rollino. Bernardini. Ancora Luis Nunes che va al tiro, la parata ancora di Guanciroli, con la Maria ben appostato, serve Rollino che avanza, Raed non controlla ed è Crudeli, ora subisce una spinta da Raed e c'è punizione a favore del Novara, quindi il minuto che va dal quinto al sesto è stato determinante in questo primo scorcio di secondo tempo, con addirittura tre segnature. Mentre ora è Crudeli alla balaustra, ancora tra i pattini Milani cerca di colpire, poi è Colomaria come al solito grande difensore, mentre ora è Raed che si porta avanti la palla. Luis Nunes, ancora Luis Nunes, la palla è per Bernardini. Poi c'è un fallo sul portiere Guanciroli, prontamente fischiato dall'arbitro, e quindi è Brescia che va al tiro, contrastato dal bastone della difesa azzurra, palla che esce fuori oltre la rete di protezione, quindi si riprenderà. Colomaria. Che lavora la palla, vedete, sulla sinistra, il gioco di sponda a servire indietro un compagno che non c'è, la palla rotola in antigioco, intanto è entrato per l'Amatore Vercelli ancora Belbruno a far rifiatare Rollino, mentre c'è ancora un avvicendamento anche da parte del signor Livramento che avvicenda ancora Milani, quindi è la stessa sostituzione del primo tempo, Milani con Franco Amato. Sul risultato acquisito di 6-1 per Limit Novara, con Crudeli ora in possesso di palla, Bernardini che va al tiro, Colomaria che recupera, dribbling su Bernardini, scusate, poi è Belbruno che viene servito per Raed. Raed per Colomaria, Raed ancora. Al tiro la Ed, c'è una deviazione, fa buonissima guardia la difesa azzurra ed è Bernardini che recupera, taglia la pista, serve Nunes, al tiro Nunes, la palla è fuori, alta dice Bavaro di Giovinazzo e quindi si riprende con la Maria per Raed. Raed in avanti, Nunes che col petto, la parte terminale del petto gola, ferma la palla, c'è fallo, indica l'arbitro, quindi si riprende Brescia per Raed. Duettano i due argentini, ex compagni di squadra anche in Argentina e ora compagni anche nell'Amatori Vercelli, mentre è Belbruno che scambia con Colomaria, va al tiro Belbruno senza difficoltà, la parata di Turchetto ben piazzato, recupera palla in Novara con Bernardini, ancora Bernardini al tiro, la parata di Guanciroli, mentre Amato ora servito da Nunes, Amato, Bernardini, Belbruno che riesce a rintozzare l'attacco dei due attaccanti del Novara, con Belbruno ora servito a sinistra che è pronto ad avanzare, taglia tutta l'area, recupera Raed, ancora Raed che cerca una giravolta, contratto da Nunes, la palla ancora per Belbruno, Raed, Bernardini devia la palla a Raed che cerca il palleggio. Poi la palla viene recuperata da Luis Nunes che se la trascina in avanti superando Brescia, va al tiro e gol ancora Luis Nunes, quindi azione di Luis Nunes quando siamo al 10-08, ancora Luis Nunes dalla posizione tre quarti centrale, batte Guanciroli per la rete del 7-1. Quindi tripletta anche per Luis Nunes, mentre la partita è ripresa, ancora Bernardini, Amato al tiro, c'è Belbruno che recupera palla,
ancora Belbruno, l'arbitro indica D'Amato che si era voltato, che ha concesso la regola del vantaggio. E Raed ora che recupera, quindi la partita, come vi dicevo, dopo l'ultima rete di Luis Nunes è sul 7-1 per Limit Novara, mentre è Crudeli che fa buona guardia ancora in difesa, Amato che serve Nunes, Amato ancora non può superare Guanciroli che aveva chiuso molto bene lo spazio di tiro al framboliere pugliese, mentre ancora Crudeli che recupera su Brescia e Raed. L'arbitro indica che si può proseguire, gli applausi sono per Crudeli che ha recuperato la palla, poi cerca di mettere al centro ancora per Amato. E Colamaria che recupera la palla ad Amato, Amato protesta con Bavaro, poi ancora Crudeli, Amato, Amato ancora, opportunità di Amato, deviazione di Guanciroli, palla sulla traversa, recupera Franco Amato da dietro la gabbia e poi ancora al tiro, ora Brescia, la palla è fuori, recupera Bernardini, ma è Belbruno che intercetta, la palla ora va verso Crudeli che è il più lesto ad approfittarne, ancora cerca il dribbling Crudeli, gli sfugge il controllo di palla ma recupera Nunes, poi c'è fallo su Nunes per il raddoppio di marcatura tra la Ed e Brescia. E ora vediamo rientrare Rolino, intanto l'arbitro si becca salva, una salva di fischi, va ora ad ammonire Amato, anzi ammonisce Tarchetti, a quanto pare sembra allora che sia Raed, non abbiamo seguito molto l'andamento, ora Bavaro ammonito sembra Raed che è stato richiamato in panchina dal settore tecnico dell'Amatori Vercelli per far posto ancora Fabrizio Rollino che ha fatto così il suo rientro mentre Amato ha cercato al volo di servire Bernardini, poi è Brescia, recupera palla Nunes, Amato cerca di la deviazione volante in Colombella, non vi riesce però supera comunque Colamaria, c'è punizione per fallo di Amato su Colamaria. Ed è Belbruno ancora in possesso di palla a Rollino, ancora Rollino, la palla è per l'amatore Vercelli, la devia Colamaria, l'arbitro ci pensa un attimo, poi decide che è antigioco, quindi si riprenderà dalla linea dei 22 metri per il Novara con Roberto Crudeli in possesso di palla, Luis Nunes, Amato ancora Nunes, Crudeli mette al centro, Guanciroli si salva come può ma molto bene ed è Rollino che riparte all'attacco, aggira la gabbia di Turchetto, servito poi Colamaria che va al tiro, la parata di Turchetto, ancora Colamaria il più lesto ad arrivare al recupero della pallina, Colamaria gira ancora la gabbia di Turchetto, cerca di mettere al centro per Brescia ma la difesa azzurra con Bernardini fa sua la palla e avanza, ancora Bernardini, Colamaria a sua volta lo ferma, intanto è ancora Rollino, mette al centro Rollino per Colamaria ma ancora la difesa prevale, c'è punizione, battuta, Amato ancora in contropiede, Amato Bernardini, Nunes e c'è il gol, Amato dunque, Bernardini, Nunes, Amato e va in gol Amato dopo 13 minuti 36 secondi, 12 minuti 36 secondi ancora in gol il Novara con Franco Amato, quindi 8-1, mentre entra Sant'Angelo. Tanto dunque come vi dicevo, mentre annotavamo le reti, i due allenatori hanno provveduto a cambiare qualche giocatore, nell'Amatori Vercelli è entrato Sant'Angelo a sostituire Brescia, mentre nel Novara è rientrato anzi Cicco Rodriguez
a prendere il posto di Luis Núñez. Ancora con la Maria, indomito in avanti. Quarta rete anche di Canche, anzi assolutamente per lui, quarta rete di Amato in questa gara. Tre sono di Luis Núñez, una di Bernardini per Limit Novara, mentre l'amatore Vercelli conta sulla marcatura, peraltro abbastanza bella, per l'opportunità avuta da Raed, che ha potuto così andare in gol a battere Turchetto. 15 minuti al termine della gara, risultato 8-1 con Bernardini al tiro, la parata di Guanciroli, mentre Belbruno per Colamaria al tiro, Rollino, la parata di Turchetto, Bernardini, e c'è punizione, indica l'arbitro, e manovra, serve Roberto Crudeli. Ancora Cico Rodriguez in posizione di palla, Amato, ancora Crudeli, c'è un rimpallo su Sant'Angelo e Crudeli. Crudeli sempre in posizione di palla, Rodriguez, Crudeli, Amato, Amato cerca di entrare nel vivo della difesa, non vi riesce, si chiude molto bene l'amatore Vercelli, poi ancora Crudeli, Crudeli per Cico Rodriguez, poi ancora Bernardini per Crudeli, servito ancora Amato a sinistra e cerca la deviazione volante Crudeli, palla e bastone alto, e quindi si riprende con l'amatore Vercelli in possesso di palla, in avanti con la Maria. C'è un passaggio errato e quindi è il Novara che avanza, Amato controlla male ma recupera dopo l'attacco di Belbruno, ed è Bernardini che mette alto l'azione di Amato, quindi si riprende con Colamaria che dà a Belbruno, avanza Belbruno, serve Sant'Angelo che finta il tiro, poi manovra ancora per Belbruno. C'è la palla ancora per Colamaria. Belbruno. Ancora Sant'Angelo. È Colamaria che però controlla male il possesso di palla, la palla si impenna e si riprende a giocare dunque con la punizione fuori degli azzurri. Amato ancora al tiro, c'è un rimpallo, ancora Amato, la parata questa volta è di Guanciroli, Amato subisce la spinta di Colamaria, poi Colamaria che intuisce l'intenzione di Amato ma recupera Franco Amato, ancora Bernardini per Crudeli, siamo al vertice basso a sinistra, Amato riceve, ancora Bernardini, Crudeli, ancora per Cico Rodriguez, deviazione da parte di Rollino che gli ruba palla, poi è Crudeli che come al solito fa buona guardia in difesa e quindi neutralizza anche questa azione d'attacco dell'amatore Vercelli con Amato, ora in dribbling, Amato al tiro, la parata di Guanciroli, recupera Belbruno, mantiene il possesso di palla e mette poi in avanti per Sant'Angelo, Rollino, c'è fallo di Bernardini su Rollino. Per Belbruno che scocca il tiro ma senza difficoltà, Turchetto neutralizza col guantone sinistro, poi è Amato, Amato che va al tiro e Guanciroli para deviando la palla oltre la balaustra, c'è punizione dunque, la ripresa del gioco per meglio dire a favore dell'amatore Vercelli con il tiro di Brescia che è rientrato in pista questa volta al posto di Rollino, mentre Colamaria riconquista una palla, va al tiro, Turchetto chiude bene e riparte il Novara in attacco 3-2, vantaggio numerico al tiro,
Crudeli, Guanzirolli risponde altrettanto bene e ancora Brescia in avanti, Turchetto alla parata, Brescia, retropassaggio per Belbruno, ancora Brescia, Akiro Brescia, servito Brescia, la palla è per Sant'Angelo, poi Colamaria, Brescia, Colamaria, sempre in possesso di palla il capitano dell'Amatori Vercelli, cerca di dare a Sant'Angelo che gli restituisce la palla a centropista, Amato la devia di pochissimo, la recupera Belbruno, serve Brescia, ancora Brescia, Bernardini da dietro ruba palla ma in modo scorretto, indica Bavaro e quindi si riprende a giocare, si riprende a giocare con l'Amatori Vercelli dal vertice alto dell'area, il tocco è di Brescia che va al tiro, la palla è però fuori, recupera Crudeli, Bernardini, Amato, ancora Crudeli, al tiro Crudeli, ribatte Colamaria, recupera ancora Franco Amato, servito Cico Rodriguez che non aggancia, lestissimo Colamaria, subisce anche fallo il capitano e si riprende, Sant'Angelo per Brescia. Colamaria ancora, mette al centro per Belbruno e palla in gol. Quindi 8-2 il risultato quando siamo al 19:56 e c'è un time out fischiato dal signor Bavaro e quindi si riprende intanto il Paolo Lampugnani che è il nostro operatore, sta inquadrando i due presidenti delle due formazioni, segno di collaborazione ancora nell'hockey tra le due società. Vediamo il dottor Ubezio e il signor Diglio, Di Nuca ovviamente, che stanno osservando la partita con alterni sorrisi. E i giocatori rientrano in pista pronti a riprendere il gioco. Crudeli. Ancora Roberto Crudeli in possesso di palla, Amato al tiro e poi è ancora Colamaria a riportarsi in avanti, Belbruno gli chiede la palla, riceve a destra Belbruno per Sant'Angelo, Colamaria, ancora Colamaria al tiro, la palla è fuori. Bernardini che si riporta in azione d'attacco. Amato controlla la difficoltà, ma senza difficoltà comunque recupera. Poi è Bernardini, il capitano azzurro si accentra, serve in retropassaggio Crudeli. Ancora Amato, Crudeli. Crudeli devia la palla leggermente Sant'Angelo, Crudeli comunque la recupera e Amato. Amato ancora in serpentina, servito Cico Rodriguez che chiude triangolo ma c'è la deviazione sul tiro di Amato ed è Amato ancora che recupera palla. Bella è stata l'azione Amato Cico Rodriguez con ancora Amato in possesso di palla per Bernardini. Bernardini, Cico Rodriguez, la stessa azione precedente. Bernardini serve Amato, Amato colpisce l'esterno della rete e riparte l'Amatori Vercelli con Brescia. 8:32 da giocare, una bella palla al centro di Sant'Angelo, Brescia non riesce ad intervenire, servito ancora Belbruno che cerca il palleggio, mette però alto e quindi sul risultato di 8-2 per Limit Novara si riprende quando mancano 8 minuti e 22 al termine della partita. Bernardini, Chico Rodriguez per Crudeli ed
dà una bella palla al centro Rodriguez, poi sbatte contro gli stinchi di Amato e l'arbitro indica che il gioco dovrà riprendere con la punizione a favore del Amatori Vercelli. Cola Maria in verticale per Sant'Angelo, Sant'Angelo si allarga a sinistra, scambia ancora con proprio capitano che gira Amato, poi gira anche la gabbia di Turchetto, cerca il tiro ma è la difesa azzurra che recupera ed è Amato che si spinge in avanti. Ancora è Crudeli, servito ancora Amato, Amato in dribbling, entra in area, devia la palla con la Maria, Amato accusa un colpo alla coscia, poi è ancora Brescia, e Chico Rodriguez che compie fallo su Brescia, intanto vediamo il tiro di Colamaria, la risposta ancora di Turchetto, fa palla poi per Sant'Angelo, non riesce Sant'Angelo a sorprendere il portiere azzurro, mentre è Bernardini che si riporta in azione d'attacco, ancora Bernardini, Amato, Amato si accentra, cerca di mettere dentro, non vi riesce, Brescia, serve Sant'Angelo, poi ancora Brescia che recupera, Bernardini che dà ad Amato sul rimpallo, sulla balaustra. Ancora Amato al tiro, c'è una deviazione, Chico Rodriguez, retropassaggio per Bernardini, Chico Rodriguez sbaglia l'appoggio, invita a difendere Livramento, poi ancora Bernardini, Chico Rodriguez, la deviazione di Sant'Angelo, la palla è per Bernardini che ora esce sostituito da Luis Nunes ed è Amato che serve indietro Crudeli. Mancano 6 minuti poco più al termine della partita, il risultato è sempre di 8-2, mentre Crudeli va al tiro, c'è la deviazione di Guanziroli, il recupero della palla da parte di Chico Rodriguez che serve ora Crudeli. Ancora Rodriguez, Nunes taglia bene per Crudeli, forse non si aspettava la palla, recupera comunque il giocatore toscano e Brescia però che gli intercetta il tiro, parte in contropiede, la palla è nettamente fuori, poi è Sant'Angelo, Nunes tra due avversari alla meglio e quindi è Nunes che si riporta in avanti, scocca il tiro, Belbruno che lo va a chiudere mentre l'arbitro indica che c'è in pista un parte di gambale, ci parla di capire che si è staccato da qualche ginocchiera, si è staccato da qualche accessorio dei giocatori e quindi si riprende a giocare con Belbruno per Colamaria. Ancora Colamaria che va al tiro, c'è una palla rimpallata dai bastoni azzurri, si impenna e quindi c'è punizione.